Tornato negli studi temporali, lo diamo oggi a Giampaolo Gliosi, presidente di Sisama. Bentornato presidente. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Gli ascoltatori noi li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. 348-3188-339. Chi ci vuole chiamare può farlo allo 0376-631709. Allora, dunque, parliamo ovviamente di Sisama. Quanti sono i comuni che fanno parte di Sisama? 17 comuni soci, ma diamo servizi a 20 comuni. Quindi è una bella realtà dell'Alto Mantovano. E posso chiederle il bilancio di Sisama anche? Il bilancio l'abbiamo provato qualche giorno fa, un bilancio in ottima salute, anzi è migliorato da quel punto di vista lì. Quindi abbiamo dato anche più risorse, perché i sindaci poi alla fine hanno parte di questo bilancio positivo, l'hanno destinato come dividendi, che sarà superiore all'anno scorso, quindi in questo momento diciamo di crisi è buona cosa, che così magari i comuni già stanno facendo degli sforzi importantissimi in questo momento di Covid, l'azienda li ha fatte anche lei in fianco ai comuni, e quindi anche questo qua è una nota molto positiva per quanto riguarda l'azienda e il territorio. Ecco. E questo sottolineiamolo, perché appunto si è detto per altre realtà di proprietà dei cittadini, perché quando noi parliamo di pubblico ci dimentichiamo sempre che se è pubblico è nostro, esatto. Siamo tra i tanti proprietari, è una coproprietà, per cui che appunto si ridistribuiscono, cioè non solo si paga un servizio che ha dei costi, ma si ridistribuiscono eventuali utili. Esatto. Per cui noi sentiamo tanto parlare, per esempio tramite domande dei cittadini, degli ascoltatori, ai sindaci, aiuto, non riesco a pagare la bolletta e cose di questo tipo, i comuni a qualche parte li prendono, no? Quindi praticamente voi avete dato ossigeno praticamente ai comuni in questo modo, che sì. Stanno vivendo un momento di difficoltà come tutti. Ovviamente. Parliamo di dividendi della società Sisama S.p.A., non parliamo della SICAM, perché la SICAM non distribuisce utili, che la SICAM è quella che fa il servizio idrico integrato, e nello statuto è proprio previsto che non vengano distribuiti utili a nessuno, eventuali diciamo accantonamenti devono servire esclusivamente per investimenti sempre sul servizio idrico integrato. Quindi appunto dividendi della società, appunto. Esatto. Non di SICAM, non del servizio idrico. Certo, ecco appunto, quindi questo discorso. Le posso chiedere tra l'altro anche a proposito i lavori in corso, voi tra l'altro Sisama è una società che investe moltissimo, che lavora moltissimo. Ci ha fatto un elenco, l'ultima volta che è venuto, No, noi nel 2019 abbiamo fatto investimenti per più di 6 milioni di euro, ecco, cioè, ricordiamoci che il nostro budget di qualche anno fa era sui 3 milioni e mezzo. Devo dire che a fronte di questi importantissimi investimenti la tariffa nel territorio dell'Alto Mantovano gestita da Sisama SRL rimane stabile per 3 anni, cioè, quindi sono 3 anni che non viene aumentata, quindi anche il 2020 non ci sono stati aumenti. Anche perché le tariffe, ripeto, e continuerò a dirlo in tutte le trasmissioni cui sarò invitato, le tariffe non le decidono né i sindaci né SICAM, ma le stabilisce ARERA, che è un'autorità nazionale con la quale, in base agli investimenti che tu fai, lei ti riconosce una tariffa. E grazie alle economie di scala che abbiamo fatto sul nostro territorio, la nostra tariffa è da 3 anni che è piatta, quindi non ci sono stati aumenti. E lavori comunque? Lavori, guardi, ne abbiamo tantissimi. I più importanti sono i lavori che stiamo facendo a Monzambano, il depuratore nuovo. Dopo anni e anni e anni di penose traversie burocratiche lo stiamo facendo, e per la fine dell'anno dovremo vederlo, non dico ultimato, ma quasi. Stiamo lavorando in Comune di Cavriana per il booster, chiamiamolo booster, che è quel marchingegno elettronico e meccanico che spinge l'acqua da Guidizzolo a Cavriana, così Cavriana è in sicurezza. Abbiamo un'ottima acqua che arriva da Guidizzolo, e non ricordo i pozzi di dove mungiamo l'acqua di Guidizzolo, l'acqua è totalmente pura così com'è, non ha bisogno di nessun trattamento. Ce lo dice spesso, proprio un'acqua è proprio ci buona. Ci tengo proprio, perché è un valore aggiunto che ha il nostro territorio, quindi vuol dire tanto, tanto, tanto. Ecco. Quindi abbiamo lavori, stiamo partendo con l'adduttrice che da Gazzoldo va a Rodigo, siamo pronti anche con il progetto della distribuzione interna. A Villa Cappella abbiamo ultimato la rete idrica di tutta la frazione, e a settembre faremo la benedizione di questa importante rete, che io non voglio fare inaugurazione ma benedizioni, perché dobbiamo ringraziare qualcheduno per tutto quello che riusciamo a fare e che vigila sempre sui nostri cantieri, e fortunatamente anche con infortuni a zero, ecco, che è una cosa molto importante in questo periodo. Abbiamo lavori sul depuratore di Guidizzolo, su quello di Asola,
Cannetto abbiamo fatto il pozzo, Solferino partiremo nel giro di qualche settimana, penso per la fine di settembre, anzi forse anche prima della fine di settembre, con i lavori della fognatura lì nel territorio della casa di riposo. Aspettiamo che l'agricoltore tolga i propri prodotti dal terreno, anche per non creare dei danni, perché è stata lì per tanto, se sta lì anche 15 giorni in più non cambia assolutamente niente, anche perché altrimenti bisogna risarcire un danno che per 15 giorni sarebbe un gettare il denaro pubblico, e risolviamo un problema molto importante di tutto quel territorio lì. Stiamo lavorando praticamente dappertutto, Garzoldo praticamente abbiamo quasi finito l'acquedotto, manca pochissimo, Goito stiamo andando avanti, ne abbiamo ovunque di lavoro, ecco, cioè, quindi potrei fare un elenco interminabile, ecco. Ovunque. No, mi piace il fatto che aspettiate l'agricoltura, sa perché è anche un discorso ecologico. Pensi che Coldiretti questa settimana ha dato alcuni dati, noi copriamo il nostro fabbisogno alimentare per il 75%, un quarto di quello che mangiamo deve arrivare dall'estero. Esatto. Sprechiamolo anche, può sembrare una sciocchezza, ma non lo è, cioè veramente è buttare due volte. Buttiamo via un prodotto perché lo roviniamo e gettiamo dei soldi perché va risarcito, esatto. Quindi c'è un doppio danno, ecco, quindi esatto, tengo a dire... non è uno ma due, esatto, di danni. Un esatto, doppio danno, poi io ho la mia provenienza proprio da Coldiretti, quindi ci ho lavorato per 25 anni, quindi... ce l'ho nel cuore, ecco, il settore, ecco. E parlando proprio di agricoltura, noi dovevamo fare un lavoro molto importante a San Fermo, che San Fermo è una frazione che coinvolge tre comuni, Redondesco, Piubega e Garzoldo degli Ippoliti, e appunto per esigenze del mondo agricolo e dei trasporti dovevamo farlo qua in questo periodo perché c'era anche un'urgenza. Siamo riusciti con delle soluzioni tecniche a spostare questi lavori a fine settembre, primi di ottobre, appunto per non bloccare una strada dove c'è un transito molto importante di mezzi agricoli, perché adesso stanno irrigando, tra poco stanno raccogliendo i prodotti, quindi c'è un rispetto dall'ambiente, del territorio, dall'agricoltura, ce l'abbiamo sempre nel nostro cuore, ecco. Qui giustamente, ecco. Ecco, e per le scuole avete in programma qualche cosa? Per le scuole, proprio questa settimana e anche la settimana scorsa ho fatto un giro per le nostre scuole di tutto il nostro territorio, perché ricordo che come SICAM SRL abbiamo dato un contributo ai 20 comuni dove abbiamo il servizio idrico e abbiamo dato un contributo a 1250 ragazzi che hanno fatto i GREST. È stato molto bello perché ha alleviato un po' quelle che sono le spese economiche delle famiglie e ha permesso anche con questa iniziativa di creare i GREST praticamente in tutti i comuni, ecco, perché dicevo, c'è un contributo, già i comuni hanno fatto tanto, ma SICAM si è messo al loro fianco e quindi è stato veramente, in questo periodo di Covid dove bisogna rispettare le distanze, non fare assembramenti, devo dire che gli enti locali e le associazioni anche private hanno fatto una cosa straordinaria. Bene, bene. Allora, e poi... c'è un'altra cosa anche che le voglio chiedere. Ci sono c'è un programma, stiamo in questi giorni ascoltando in radio uno spot sul programma volontario di garanzia. Che cos'è? Il programma volontario di garanzia è un programma appunto che è nato in SISAM ancora con la presidenza Faganelli, quindi va indietro di qualche anno, e dove si è pensato ai cittadini, alle perdite occulte che ci possono essere nelle abitazioni. Purtroppo, mi ripeto, cari miei cittadini, telefonate, informatevi, fatela. Questo programma volontario di garanzia, che costa 11,30 € all'anno più IVA, vi dà una copertura alle perdite occulte, vi dico che ce ne sono diverse, perché proprio questa settimana ne sono arrivate 3 o 4 e quella più piccola è di 5-6 mila euro, dove noi naturalmente, coscientemente, come procedura dell'azienda, eliminiamo immediatamente sia la depurazione e la fognatura, perché quest'acqua è andata in falda, quindi non ha avuto un processo di lavorazione nei depuratori. Però questo programma di garanzia permette sì proprio di avere uno sgravio immediato fino a 3.000 euro delle perdite, quindi facciamolo perché costa poco e vi posso dire che di perdite ce ne sono veramente tante, e tante sono occulte, non si vedono. Ecco, ci sono anche quelle che si vedono, che tra l'altro arrecano anche danno, proprio magari a un certo punto vedi il muro che comincia a trasudare acqua, esatto. Oppure, non so, il soffitto piove, sì, nella stanza di sotto, cose di questo tipo, e sono migliaia di euro. La cassetta del water che perde, cioè guardate che una piccola perdita, che per voi sembra piccola, ma perde 24 ore al giorno per tutti i giorni fino a quando non la sistemiamo, quindi vanno via migliaia di metri cubi di acqua e sono migliaia di euro.
Bene, c'è chi piega il, piega il galleggiante, chi la prende a pugni per... Sì, no, vanno sistemate, perché sì, è una spesa, dici, però ricordiamoci che poi quando arriva la bolletta è poi acqua sprecata, quindi è mancanza di rispetto per l'ambiente. Sai, lì poi dopo potremmo ampliare il discorso, perché l'Italia ci raccontava tempo fa, e credo sia l'unica nazione europea ancora, o una delle poche, che butta acqua potabile nel water. Sì. Acqua che potremmo bere, invece nelle altre nazioni c'è un impianto di raccolta, cioè l'acqua con cui ti sei lavato le mani, con cui hai lavato i piatti, finisce in una, giusto? Esatto, sì. Spero, anche noi ci stiamo lavorando anche sulle acque meteoriche, che venga imposto proprio alle fabbricati nuovi, ma se non viene imposto la coscienza di un cittadino che fa un investimento di centinaia di migliaia di euro, di dire mi faccio anche una raccolta delle acque piovane che può essere utilizzata per l'orto e il giardino, che va benissimo, ecco, cioè, e in più quando ci sono le bombe d'acqua ci fa proprio da collettore, e quindi ci fa da vasca di contenimento, e quindi non va a riversarsi tutto nelle fogne senza creare quegli allagamenti che a volte capitano. Che ce l'andiamo a bere, quindi ecco la convenzione, questo programma volontario di garanzia, quindi ha detto costa 30 euro 11 euro ah, 11 euro e 30 all'anno, ecco, avevo sentito il 30, quindi ho sbagliato 11, beh allora è veramente niente, no, proprio... niente, è neanche un euro al mese. E tra l'altro stiamo studiando una soluzione per far sì che forse riusciamo anche ad abbatterla, ma a farla proprio a tutti i cittadini. Faremo una campagna promozionale proprio casa per casa, ecco. Non verrà nessuno, ma vi spediremo dei documenti, ecco. Ci stiamo lavorando, spero per la fine dell'anno di avere il via anche dalle associazioni dei consumatori che sono al nostro fianco. Allora, le leggo un messaggio, poi andiamo in pausa, poi leggeremo i messaggi di tutti gli altri. Presidente, per i contributi che ha dato ai comuni per il GRES, i ragazzi e i genitori ringraziano, quindi noi dobbiamo ringraziare SICAM e il territorio, dobbiamo ringraziare chi ha costruito e ha organizzato e ha gestito questi GRES, perché hanno fatto un qualcosa di straordinario per il territorio e hanno alleviato un po' i ragazzi e le famiglie. Grazie a loro, ai genitori e ai loro figli. Grazie. Non ci dimentichiamo, fino a poco tempo fa non si sapeva neanche se si sarebbero fatti. Esatto. Allora fermiamoci un attimino con il presidente di SISAM Giampaolo Gliosi, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Giampaolo Gliosi, presidente di SISAM, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, io penso che tutti lo sapranno, però perché ogni tanto lei pronuncia SISAM, delle volte SICAM? Diciamo anche questo, che così... Allora, SISAM diciamo che è la holding, è la capogruppo di tutte le controllate. SICAM, in particolar modo, che è quella più conosciuta, che è quella che arrivano le bollette dell'acqua a casa, della depurazione della fognatura, è quella che gestisce appunto il servizio idrico integrato. Bene. È nata su un rispetto di una normativa nazionale dove dicono chi gestisce il servizio deve essere una società che fa solo quello e deve specializzarsi in quello. E penso che con l'aiuto e l'apporto dei tecnici e di tutti i collaboratori di SICAM abbiamo una qualità del servizio veramente eccezionale, perché c'è un'ottima collaborazione sia con la cittadinanza, ma in particolar modo con gli enti locali, con i sindaci e i tecnici. Allora, leggo i messaggi, presidente. Dottor Ogliosi, l'acqua è meglio bollirla prima di berla? Punto di domanda. Allora, l'acqua dall'acquedotto assolutamente no. Primo, perché la fate evaporare, secondo perché consumate del metano per niente, quindi facciamo un danno all'ambiente. L'acqua dall'acquedotto, come tutte le acque di tutti gli acquedotti, sono super controllate e non hanno bisogno di essere bollite. Altre acque, e vi dico, state attenti a quello che bevete. Ecco, cioè. Ecco sì. Tra l'altro lei delle volte cita, senza fare i nomi, alcune acque minerali, cioè sono più controllate addirittura quelle dell'acquedotto. Sono più controllate quelle dell'acquedotto perché abbiamo un controllo interno settimanale, abbiamo l'ATS che viene a fare le verifiche sistematicamente, quindi c'è cosa che non succede per le acque minerali. Sono buone, ma non sono controllate come le nostre. Le chiedono perché nell'acquedotto il residuo fisso è altissimo, dovrebbe essere pura l'acqua, dice Dino. No, un po' di residuo fisso ci deve essere, cioè, perché se all'acqua tiriamo via tutto, diventa un'acqua distillata e è dannoso per il nostro organismo. Esatto. Quindi non si può bere l'acqua distillata, per cui ecco appunto, per cui. No, io racconto un caso di chi ha messo una persona che conosco, ha messo un depuratore a casa, gli ho detto: ascolta, ma la mia acqua fa non sa di niente. Ho detto: ascolta, ma sei attaccata all'acquedotto, così hai messo il depuratore a fare. Gli ho fatto un'analisi proprio per togliermi una curiosità. Gli ho detto regolalo subito, perché era acqua distillata, praticamente fa male all'organismo. Sì, quindi va bene depurarla, quella dell'acquedotto non c'è la necessità,
se qualcuno non ha lasciato l'acquedotto, il depuratore serve, ma stiamo attenti a utilizzarlo nel modo giusto e a cambiare i filtri quando serve. Molti credono che il gozzo delle valli bergamasche fosse dovuto alla polente, non era dovuto alla polente, no. Era dovuto al fatto che bevevano acqua troppo pura ed era priva di alcuni sali, esatto, minerali, in particolare di iodio, esatto, che erano... sono importantissimi per il nostro organismo. Allora, è vero che a dicembre ci sarà un altro conguaglio, parlate di utili, dice un messaggio, e volete soldi dei cittadini che pagano bollette care. Allora, le bollette, come mi ripeto, le tariffe sono stabilite dall'autorità nazionale e nel Mantovano sono le tariffe tra le più basse che ci sono in Italia, questo ne vado orgoglioso. A dicembre non c'è nessun conguaglio, ci sono state le partite pregresse in gennaio, dicembre 2019 e gennaio 2020, una partita del 2006-2011 della quale se ne era conoscenza, le abbiamo emesse, la prima scadenza sarà a dicembre del 2020, quindi non ci sono altri conguagli da fare, se non le bollette che arrivano e i conguagli eventualmente sui consumi dei metri cubi, ma non sulle tariffe, quindi tutte cose che non esistono. Ogliosi, cosa ne pensa dei distributori a osmosi? I distributori a osmosi sono degli strumenti importanti, ci sono in giro da quel punto di vista lì. Noi abbiamo più che dei distributori, abbiamo dei depuratori che vanno anche a osmosi, che è una cosa un po' diversa. Servono per purificare, però ripeto, in una casa normale non servono assolutamente niente. Allora, le associo due messaggi. Uno dice, ma non parla più della TAV, non fa più danni che diceva prima, punto di domanda. C'è un altro che dice, sa qualcosa della galleria TAV. Allora, la TAV, noi come azienda abbiamo messo a disposizione risorse economiche e anche umane, professionali, per far sì di partecipare alla commissione che dovrà dare un parere su questo maledetta TAV, parliamo della TAV di Desenzano Lonato, e purtroppo devo dire che la politica partitica sta andando avanti a testa bassa in un'opera che è inutile, dannosa e purtroppo ci creerà dei danni se viene realizzata. Io spero sempre e prego che succeda un qualcosa, che venga bloccata e queste risorse vengano utilizzate, che nella provincia di Brescia e anche Mantova abbiamo tante di quelle cose da bonificare che sarebbero investiti meglio e creerebbero anche dei posti di lavoro. È un'opera inutile, lo ripeto, è inutile, potrà danneggiare le nostre falde. Poi, sono un vostro cliente, sono stato nei vostri uffici di Castelgoffredo, voglio far sapere che la persona a cui mi sono rivolto sono stati di una gentilezza e professionalità unica, grazie Presidente, quindi complimenti per il personale, bello questo. Bene, ringrazio di questa bella nota, la riporterò perché appena esco di qua vado in ufficio che ho una riunione, la riporterò perché è bello riportare anche queste cose a chi lavora con passione, perché purtroppo non tutti, io non lo ritengo un cliente questo signore, ma è un proprietario dell'azienda, è un socio dell'azienda, perché l'azienda è pubblica e mi fa piacere sentire queste cose. Ecco. Poi chiedono se è vero che nel mercato libero a Medole posso andare con Tea. No, assolutamente no, il servizio idrico è già stato strutturato e ci sarà un gestore unico, vedremo come va a finire, fino al 2025 siamo tutti affidatari, vediamo cosa sta succedendo. Abbiamo fatto un accordo qualche anno fa con Teacque che oggi non stanno rispettando, vediamo come andrà a finire, però diciamo ci si sta lavorando, speriamo di riuscire a fare un qualcosa di utile e importante per la provincia e i cittadini e non solo a vantaggio di aziende. Poi, altro messaggio, lei si è schierato con i Notav, non ci credo, punto di domanda. Ma io mi schiero con le cose che secondo me non vanno, che siano Notav nel senso che non voglio quella TAV lì. I Notav sono una parte di persone che hanno partecipato a questo. Noi abbiamo rappresentato, io assieme a dei sindaci, abbiamo rappresentato l'azienda SICAM perché la riteniamo un'opera inutile e dannosa. Quindi c'è. Abbiamo fatto un percorso insieme e ci mancherebbe, cioè avevamo le stesse idee e quindi benvengano. Poi Oliosa Cavriana, state dando il massimo, basta investire lì, investite a Solferino che abbiamo bisogno. Basta Cavriana, no vabbè. No, a Cavriana abbiamo investito, adesso arriviamo a Solferino. Adesso arriviamo. Cioè, purtroppo la burocrazia in Italia ci fa perdere, ci vuole più tempo a fare le carte che non a fare le opere. Eh sì, purtroppo. Presidente, ma la gestione dell'acqua la prendete o no? La gestione dell'acqua, ma noi ce l'abbiamo già, l'acqua nel nostro territorio, speriamo che nasca quella benedetta azienda di cui abbiamo fatto un accordo, come ho detto poc'anzi, sperando che ci sia
un bagno di umiltà e si va avanti con quello che si è sottoscritto, e quindi che tutte le parti istituzionali, quindi parlo di Ato e provincia, facciano la loro parte nel rispetto degli accordi sottoscritti. Allora, scusi Presidente, sono di Gazzoldo, gli asfalti quando li rifate? Probabilmente sì, per i lavori. Sì. Guardi, so che abbiamo la macchina degli asfalti là proprio questa settimana, quindi ci stanno lavorando e secondo me ci stanno lavorando per finirli. Se c'è qualche segnalazione da farla, fatela immediatamente all'ufficio tecnico che interveniamo, perché ripeto, la macchina so che lunedì era proprio Gazzoldo per fare gli asfalti. Allora, Ogliuse mi spiega il programma di garanzia, qua abbiamo già risposto, però facciamo una cosa, appunto con 11 euro, cos'è, 30 all'anno? 11, 30 più IVA, esatto. Più IVA ci si mette, assicura, una specie di assicurazione contro le rotture delle tubature, si chiede agli uffici. Sì, sì, una telefonata agli uffici, al numero verde, che vi danno tutte le indicazioni. Verrà un nostro collaboratore proprio a leggere il contatore, così sappiamo da quando parte l'assicurazione a tot metri cubi, quindi fisserà un appuntamento, quindi non ci sono truffe dietro, perché vi diranno il tal orario, tal, arriverà un addetto di SICA, ma farà cogliere una firma, ecco, quindi tutto di trasparente. Allora, spero che sia finita la storia delle cartelle per parlare male di voi, perché non lo meritate, come municipalizzata siete tra le migliori, dice Gianni. Grazie, concordo, quindi. Purtroppo è stata strumentalizzata, perché queste cartelle partite per Gersa sono state pagate in tutto l'altro territorio di Mantovano, quindi anche a Castiglione e a Mantova, nessuno ha detto niente, qualcuno ha voluto fare una speculazione su SICAM, probabilmente c'è sempre di mezzo la parola al gestore unico, però certo. Ripeto, andiamo via a testa alta, perché non abbiamo fatto niente di strano. Allora, ho ancora un messaggio su SISAM, dice: Presidente, SISAM investe in rinnovabili, corrente dei fiumi, canali e canali, solare termico, solare elettrico, eccetera. Noi come SISAM partecipiamo a un'azienda che è nata a livello provinciale, che adesso è in via di chiusura perché ha finito il suo mandato, e abbiamo realizzato insieme alla provincia, alla Camera di Commercio e al Consorzio di Bonifica, abbiamo realizzato fotovoltaico delle centraline termiche a Goito con degli ottimi risultati. Siamo stati, diciamo, come Mantova Energia si chiama questa azienda, e anche Goito Energia, i pionieri già diversi anni fa di questo indirizzo di risparmio energetico, e dobbiamo dire che Mantova ha preso anche il premio a livello comunitario, perché è stata proprio la più importante in questi investimenti. Allora, qua ci sono delle domande più generali, vediamo un attimino. Presidente, mi associo al signore di prima per dire che veramente gli sportelli vostri ci sono persone gentili, quindi questa è un'altra testimonianza. Grazie. Per quanto riguarda ci sono delle domande più generali, quindi io gliele leggo. Ora, Ogliuse, ci sono i negazionisti, per colpa loro rischiamo un nuovo lockdown e questa volta crepiamo di fame davvero, dice un messaggio. Tra l'altro è di oggi la notizia che Johnson ha ordinato un nuovo lockdown nel nord dell'Inghilterra, su un'area che riguarda circa 4 milioni di persone, troppi focolai che si sono registrati. Devo dire che gli italiani si stanno comportando bene, purtroppo ci sono sempre le pecore nere o le mosche bianche, chiamiamole così, che non rispettano le regole. La mascherina e il distanziamento è una regola talmente, diciamo, semplice da rispettare, rispettiamola, perché altrimenti, guardate, veramente, parlo ai giovani, non fate i gradassi, perché poi a casa avete i genitori e i nonni, e se portiamo a casa un qualcosa che per voi è una semplice influenza, una banalità che manca, ve ne accorgete, a persone di una certa età può essere fatale. Quindi rispetto proprio per le vostre famiglie. Rispettiamo queste regole, rispettiamole anche un mese di più, ma vedrete che ne usciremo tutti nel migliore dei modi, perché c'è un problema di salute che è il più importante, ma poi arriverà anche quello economico. Tra l'altro i dati, sentivo questa mattina, dicono che si stanno conteggiando giovani e donne più di prima, cioè prima un'ondata ha riguardato gli uomini soprattutto, invece adesso sono i giovani, quindi stiamo attenti con la movida, divertiamoci, ci si può divertire anche con la mascherina stando distante un metro, che non sono 10 metri. Poi qua sono diversi messaggi, io credo che di poterli associare, ho dato una rapida occhiata, vediamo. Dottor Ogliuse, la ripresa deve passare attraverso un cambiamento, questa può essere un'opportunità per levarsi abitudini sbagliate, ad esempio, se questo non proseguo, l'edilizia comincia a rispettare l'ambiente e basta schifezze, guardi come hanno conciato il Garda, per esempio Lago di Cemento. Poi, altro messaggio, quando crolla un palazzo lo si rifà più forte e bello, facciamo lo stesso con l'Italia, quindi sì, potevamo associarli, credo. Sì, sì, condivido tutto quello che hanno detto e speriamo veramente che questo grande cambiamento porti a un miglioramento delle nostre abitudini, ecco. Per cui lei, ecco, come si potrebbe... Ma io penso che l'Italia, abbiamo visto che abbiamo passato dei momenti bruttissimi, eravamo la maglia nera del mondo, e in realtà il tempo sta dando ragione alle scelte che abbiamo fatto, alle scelte che ci hanno imposto, ma alle scelte che noi abbiamo rispettato.
perché dobbiamo essere orgogliosi di aver rispettato queste scelte. Non molliamo in questa estate bellissima, non molliamo, rispettiamo le distanze, è un sacrificio che si può fare, che ci costa talmente poco, non facciamo gli sbruffoni perché poi ne paghiamo le conseguenze tutti, sia di salute ma anche esatto. economico. Penso che l'Italia è il più bel paese del mondo e proprio per questo che abbiamo dal punto di vista culturale siamo il numero uno, ci darà quella spinta, quell'aiuto per riprenderci alla svelta, perché questo qua vuol dire anche riprendere il turismo, ma riprendere anche tutte le attività economiche che stanno passando dei momenti difficili. Quindi esatto. facciamo tutti la nostra parte. Come diceva un ascoltatore, una seconda chiusura sarebbe veramente, a questo punto moriamo di sarebbe fame. Sarebbe un disastro, perché proprio. Sarebbe inutile dal punto di vista, cioè creerebbe doppio danno di quello che è stato prima, anche se stiamo chiusi solo un mese. Quindi evitiamo di arrivare a questo punto, stiamo distanti, mettiamoci le mascherine. Allora, ultimo messaggio, le dice: Presidente, lei è il capo perfetto di un'organizzazione che risponde bene. Mi fa piacere, e merito di tutti i ragazzi che abbiamo, perché tutti insieme otteniamo questi risultati, ma in particolar modo loro che ci lavorano. Grazie Gianpaolo Liosi, presidente di SISAM. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.